Ciao a tutti, sono Giorgio Della Casa, divulgatore scientifico e storico dell'arte. Oggi ci troviamo all'interno di uno tra i più prestigiosi palazzi nobiliari dell'intera Genova, che per la prima volta durante l'edizione dei Rolli Day apre i propri magnifici spazi, Palazzo Fieschi Negrone. Un palazzo edificato nel 1612 per volontà della famiglia Ravascheri e completato nel 1618 dall'architetto Bartolomeo Massone su disegno, con notevole probabilità, di uno tra i principali padri dell'architettura italiana, Vincenzo Scamozzi. Il palazzo è iscritto alla lista dei Rolli dal 1614 e da tale data pertanto si dedica all'ospitaggio delle principali personalità del tempo. Se potessimo tornare indietro negli anni, in particolar modo al primo decennio dell'Ottocento, la zona urbana in cui sorge oggi il palazzo sarebbe completamente differente da quella odierna. Genova, infatti, durante tutto l'Ottocento fu oggetto di un massiccio rinnovamento dell'asse viario-cittadino. Tutti gli edifici e i palazzi che si sarebbero trovati sulla sua direttrice vennero distrutti o in parte modificati. È questo proprio il caso di Palazzo Fieschi Negrone, che intorno ai primi anni 40 del 800 vide la propria facciata essere tagliata completamente, spostata e ricostruita in modo identico circa 3 metri più indietro. Oggi ci troviamo all'interno di una sala affrescata da uno tra i principali pittori della seconda metà del Seicento, Domenico Piola, che realizza l'affresco che si trova sopra le nostre teste, ovvero il mito di Aurora e Cefalo. Ebbene, questa sala ci permette di testimoniare con assoluta evidenza il taglio che il palazzo subì nella prima metà dell'Ottocento. Ebbene, questo taglio è evidente nella fascia che corre sotto il medaglione centrale. Infatti, nel 1846, il pittore genovese Isola venne incaricato di tamponare e celare quello che fu la scellerata scelta di tagliare parte del palazzo, che portò appunto ad uno stravolgimento degli ambienti interni. Ebbene, qua Domenico Piola affresca il mito di Aurora e Cefalo intorno alla fine degli anni 80 del Seicento su commissione di Giovanni Battista Negrone. E il tema scelto va probabilmente, su richiesta proprio del committente, a esaltare quello che era il matrimonio che avvenne nel 1681 tra il committente Giovanni Battista Negrone e la moglie Tommasina Fieschi. Probabilmente quindi l'affresco qua rappresentato, che in un certo qual modo ci permette di comprendere lo straordinario linguaggio accademico nelle parti sopravvissute del Piola, ebbene in questa circostanza siamo in grado di comprendere come probabilmente il tema qua narrato fosse un tema su richiesta della committenza, che voleva appunto vedere esaltato il matrimonio e l'unione tra due tra le principali casate del tempo, i Fieschi e i Negrone. Ci troviamo nella seconda sala affrescata da Domenico Piola, la cui committenza appunto venne richiesta da Giovanni Battista Negrone. Una sala dove si ritrovano in parte le medesime caratteristiche pittoriche del linguaggio piolesco, un linguaggio che è caratterizzato appunto da questa perfezione dei disegni che si potrebbe definire quasi accademica, unita però all'opera del quadraturista Antonio Hafner. Piola infatti si colloca tra 6 e 700 in un particolare periodo storico-artistico di Genova. In particolar modo Piola non si lascerà scappare questa occasione e sarà curioso di approfondire il discorso sul quadraturismo. Chi era il quadraturista? Una figura, un artista che affiancava il pittore nella suddivisione spaziale delle scene da rappresentare. Ebbene, la stanza in cui ci troviamo, Apollo e Mercurio tra le muse, dà
un'eccelsa testimonianza di quello che è l'operato dell'Hafner nella disposizione scenica dell'intero affresco, che in un certo qual modo ci permette di osservare come una stanza dalle dimensioni più che normale, attraverso l'utilizzo di queste architetture illusive, venga ampliata nella sua dimensione, fornendo quasi un effetto ottico di innaturale ampiezza. Ci troviamo all'interno di uno dei luoghi probabilmente che possono essere considerati la vera unicità del palazzo, ovvero la sala più comunemente nota come Trionfo della Felicità Pubblica. Sala affrescata da Sebastiano Galeotti nel 1730. Su commissione di Ambrogio Negrone, il committente e senatore della Repubblica di Genova a partire dal 1725, sala richiesta forse per esaltare la figura proprio di Ambrogio Negrone, uomo politico che doveva basarsi su cosa? Sulla figura della fama, del dio dell'agricoltura, della ricchezza e del credito. Quattro virtù fondamentali da tenere in mente per un uomo politico se voleva raggiungere che cosa? Lo scopo massimo, ovvero il trionfo della felicità pubblica. Ci troviamo nell'ultima stanza affrescata da Sebastiano Galeotti, stanza in cui il pittore toscano affresca l'allegoria del trionfo delle arti nobili. Una stanza che riprende il linguaggio pittorico del Galeotti finora espresso, ma che ci permette di comprendere ancora meglio quello che è il linguaggio artistico del pittore. Un linguaggio che, come dicevamo, è strutturato su una linea di disegno grafica precisa, dettagliata, e questo è ben evidente nelle figure in primo piano che sovrastano il cornicione. Figure che sono analizzate nei minimi particolari e che ci permettono di comprendere un'ulteriore caratteristica unica del Galeotti, ovvero la strutturazione dell'affresco sui vari piani prospettici. Infatti le figure che risultano in primo piano appaiono dettagliate nei loro minimi particolari e man mano che ci si avvicina verso lo sfondo della narrazione, queste figure appaiono leggermente più sfocate, proprio come per rispettare quello che doveva essere la legge ottica. Il tutto è accompagnato anche da un sapiente utilizzo delle gamme cromatiche. Gamme cromatiche che assecondano proprio questa degradazione di piani. E ciò è ben evidente in particolare nelle tonalità dei rossi. Il Galeotti utilizza sempre delle tinte cromatiche vivaci ma chiare allo stesso tempo. Ebbene, l'utilizzo e la tonalità dei vari colori va di pari passo con la scelta prospettica e di piani utilizzata proprio dal Galeotti. In questo affresco, ovvero il trionfo delle arti nobili, risulta interessante soffermarsi in principal modo su due figure. La figura della matematica, rappresentata appunto con questa donna di mezza età, che sorregge sotto il braccio destro un globo, affiancata da un putto che rappresenta lo scolaro, il giovane alunno che deve apprendere le materie scientifiche, e una tavoletta. Una tavoletta su cui sono incise due figure geometriche, un triangolo e un cerchio, ma queste due figure sono affiancate da due numeri, 17 e 30, 1730, l'anno di realizzazione dell'affresco. Dunque è come se Galeotti avesse voluto apporre una firma cronologica della realizzazione di questi ambienti. E in conclusione un'ulteriore particolarità e spunto di interesse ce lo fornisce l'architettura. La figura appunto di questa giovane donna con questa colorata veste gialla e nella mano destra un compasso, intenta proprio a tracciare un segno geometrico su quella planimetria che ripropone l'antica planimetria del palazzo in cui ci troviamo noi oggi e che con assoluta probabilità ricalca la pianta ideata da Vincenzo Scamozzi, padre dell'architettura italiana del Cinquecento,
Scamozzi che pubblicherà proprio quella pianta nel suo Trattato Universale dell'Architettura del 1615. Dunque queste possono considerarsi due testimonianze autografe della preziosità artistica e della centralità architettonica che questo palazzo ricoprì a Genova nei primi anni del Settecento.